Siamo lodati Gesù e Maria. Oggi la Chiesa celebra la festa dei tre santi arcangeli, Michele, Gabriele e Raffaele. Questa festa un tempo era dedicata al solo San Michele Arcangelo, che oggi ricorre la dedicazione del santuario del Gargano. Fu la festa, diciamo, l'8 maggio, la Madonna di Pompei, la dedicazione. Il 9 di settembre, sapete, quel santuario San Michele si è andato a cercare personalmente, ha detto: qui è casa mia, fateci una chiesa. Quindi con il suo stile sempre molto persuasivo, perentorio, convincente. La chiesa ha affiancato anche gli altri due arcangeli di cui abbiamo menzione nella Sacra Scrittura e che fanno parte, diciamo così, del culto ufficiale della chiesa. Ne vediamo brevemente le funzioni. San Michele l'abbiamo sentito parlare nella prima lettura. Michele in ebraico significa chi è come Dio, e fu l'angelo che scatenò la controrivolta alla rivolta di Lucifero. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago, scoppiò una guerra nel cielo. Questa è una tragedia, purtroppo. Noi sappiamo che anche gli angeli, che furono creati da Dio prima degli uomini, furono sottoposti ad una prova di fedeltà al Signore. Adesso non è il caso di approfondire il contenuto di questa prova in questa sede, lo faremo certamente modo. Lucifero si ribellò a Dio e si portò dietro gli angeli ribelli, che divennero da quel momento demoni e che purtroppo continuano a fare danni e tanti come sempre hanno fatto. Michele e gli angeli ribelli a Dio si combatterono contro Lucifero, lo cacciarono dal paradiso e si confermarono in grazia. Da allora San Michele è diventato, diciamo, il protettore della Chiesa e di ogni anima contro le tentazioni, quindi l'azione ordinaria e anche contro l'azione straordinaria del demonio, le possessioni, le vessazioni, le ossessioni. San Michele è il santo, diciamo così, plurinvocato dagli esorcisti. Sapete che per la sua milizia è anche il padrone delle vostre milizie. Patrono della polizia dello Stato è San Michele Arcangelo, insomma, quindi, perché aiuti anche i poliziotti a fare bene il loro compito di ripulire gli ambienti dai criminali, così come San Michele ripulì il paradiso dai ribelli. E questo è il primo. San Michele ha preso proprio il posto di Lucifero, è diventato il principe della milizia celeste. Sopra San Michele in paradiso c'è solo la Madonna, che è la regina degli angeli e dei santi. Diciamo, il paradiso è il primo degli angeli e il numero due in assoluto, perché la numero uno è la Madonna, che è anche degli angeli e regina. San Gabriele lo conosciamo abbastanza bene, perché sappiamo che è l'angelo dell'Annunciazione, quello che ha portato il più grande annuncio che sia mai stato dato nella storia, l'annuncio a Maria Santissima della volontà del Figlio di Dio di prendere carne in lei e di compiere quindi il prodigio dell'incarnazione. Gabriele in ebraico Gibor El, che significa testualmente fortezza di Dio, ed è l'angelo dei grandi annunci. Non ha annunziato soltanto la nascita di Gesù, ma per chi conosce un po' meglio il Vangelo e la Bibbia, annunziò anche a Santa Elisabetta, non a Santa Elisabetta, al marito di Santa Elisabetta, che è Zaccaria, la nascita di San Giovanni Battista. Zaccaria era sacerdote che stava officiando nel Tempio e apparve San Gabriele poco prima dell'Annunciazione dicendo: guarda che tua moglie è sterile, preghiera che avete fatto per tanti anni è stata esaudita, avrà un grande figlio, una moglie, perché sarà il precursore del figlio di Dio. Solo che San Zaccaria, a differenza della Madonna, ha messo in dubbio le parole di San Gabriele e se ne è rimasto muto fino alla nascita di Zaccaria. Quindi San Gabriele è l'angelo dei grandi annunci. San Raffaele invece pochi conoscono quello che fa. Si parla di San Raffaele in un libretto molto bello della Sacra Scrittura, che è il libro di Tobia. Raffaele in ebraico significa letteralmente medicina di Dio, e Raffaele è l'angelo che interviene a favore appunto di Tobia, che era rimasto malato, infermo, e lo guarisce miracolosamente. Ed è anche, sempre nel libro di Tobia, l'angelo incaricato di combattere un demonio terribile, che è uno dei più alti nelle gerarchie sataniche, che si chiama Asmodeo e che era la causa di problemi grossi con una povera donna, che era Sara,
ogni volta che prendeva un marito, e suo marito veniva fatto sempre, la prima notte era, non riusciva ad avere un marito uno stabile. E San Raffaele, oltre a guarire Rubia dalla sua malattia, libera anche da questa maledizione causata dall'azione malefica di Asmodeo, Sara, e poi Sara e Tobia si sposano, e bellissime parole che si scambiano in occasione del matrimonio sono anche la prima lettura della messa, una delle letture della messa di sposi, sono molto molto edificanti. Quindi Raffaele è colui che guarisce, quindi è da invocare nelle malattie del corpo, ma è anche colui che tiene a bada questo terribile demonio, che è il demone della lussuria, purtroppo, che è Asmodeo, quello incaricato di fare un sacco di peccati e di disordini sessuali. Oggi è rimasto quasi disoccupato perché fanno tutti quello che dice lui, quindi purtroppo è un bel problema. Molto dovrebbe essere invocato San Raffaele a protezione da tutte quante questi brutti peccati che portano tanto male purtroppo all'umana società, anche se oggi vengono purtroppo presentati come cose assolutamente normali e senza niente di male. Il male c'era, c'è purtroppo, ed è tanto, di questi tipi di brutti peccati sempre ci sarà. Al di sopra di tutti questi arcangeli c'è la loro regina. Voi sapete che per una pura creatura umana come la Madonna andare a una santità al di sopra di quella angelica, che per noi uomini è insondabile, ce ne vuole davvero tanto, ce ne vuole. I maestri di spirito dicono che San Michele, questa è una pia credenza, io ci credo personalmente, mi piace molto credere che sia così, San Michele sta sempre attento che è onorato di ricevere un ordine da parte della Madonna. Quando la Madonna dice guarda fai questo, vai in aiuto di questo mio figlio, fai quest'altro, lui è il primo a partire in quarta, quindi è un grande esempio non solo di obbedienza a Dio ma anche di vera devozione alla Madonna. Gli angeli sono tutti, anche più alti, fedelissimi ministri di Dio, ci insegnano anche il superamento della loro prova, che sono una cosa importante della vita, sono una: obbedire a Dio. Noi non ci rendiamo conto dei danni che facciamo quando disobbediamo a Dio, perché purtroppo i danni prodotti da quello che si chiama peccato sono invisibili ai nostri occhi, cioè noi semplicemente stiamo male. Cioè quando una persona sta male, il motivo per noi credenti, ma anche per i non credenti, perché la differenza che c'è che non lo sappiamo dopo, ma uno solo: peccati su peccati su peccati su peccati, o commessi personalmente oppure purtroppo molte volte commessi dalle persone che ci stanno intorno e che producono ferite. Sono queste le cause della sofferenza. Cioè nel mondo staremo tutti bene se scomparisse il peccato. Gli angeli, grazie a Dio, beati loro per certi aspetti, poveri loro per altri, hanno dovuto fare un solo atto di volontà, uno solo: con Dio o contro. Se stai con Dio, Dio rimane in eterno; se stai contro, purtroppo la cosa brutta dei demoni è che i buoni ci diventeranno mai, e quindi c'è una tale tigna, una tale ferocia, che noi non ce la sogniamo neanche a notte. Noi uomini non siamo così, noi uomini fruttiamo, possiamo andare dal bene al male al bene, dal male al peggio, dal bene al meglio. Quindi questa è la nostra, diciamo, possibilità di salvezza, perché possiamo cambiare, noi siamo nel divenire, nel senso che finché c'è vita c'è speranza, ecco. Però questo è anche il fondamento della nostra precarietà. Ecco, San Paolo dice, porta sempre all'umiltà, dice: noi oggi stiamo a messa, ringraziamo il Signore che stiamo a messa, io lo ringrazio tutti i giorni, chi lo sa dove sarebbe potuto stare se il Signore non avesse messo le mani sulla testa, no? Oggi sono felice di stare qui e prego umilmente il Signore che fino al termine della vita mi lasci qui, ecco, sapendo, come diceva San Filippo Neri, che se Dio mi leva le mani dalla testa posso combinare qualunque guaio. Quindi la nostra, diciamo così, possibilità di cambiamento, ripeto, da un lato è fonte di speranza, dall'altro è anche fonte di umiltà. Se siamo buoni potremmo diventare cattivi, e se siamo cattivi potremmo diventare buoni. Ecco, quindi c'è questa nostra grande differenza. Gli angeli sono il nostro aiuto, questi grandi arcangeli e i nostri angeli custodi, che a Dio piacendo festeggeremo tra qualche giorno. Quindi chiediamo a Maria Santissima che non ci faccia mai mancare anche l'assistenza del loro ministero, insieme alla sua intercessione, perché possiamo sempre fare l'unica cosa che conta.
rimanere nella volontà di Dio, nell'obbedienza a Lui e nella sua grazia. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre.